questi concorrenti che abbiamo accolto con grande affetto e augurando loro un in bocca al lupo calorosissimo, perché speriamo che questo concorso possa lanciargli una splendida carriera, e verranno selezionati da una giuria di assoluto prestigio, presieduta dal maestro Ernesto Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival, cioè il più importante festival rossiniano esistente al mondo. Ed è una specifica legata anche al fatto che il concorso mette in palio i ruoli per la messa in scena del Barbiere di Siviglia nella prossima stagione lirica estiva, in una versione particolare, cioè la versione Bologna 1816, che verrà diretta dal maestro Daniele Agyeman. Abbiamo 2 giorni di eliminatorie, un giorno di semifinale e poi la prova finale. A conclusione del concorso, un concerto di gala dove i vincitori presenteranno la loro arte per il pubblico che sarà presente al teatro Tonino Pardo. La responsabilità di lanciare buoni talenti è qualcosa che conosco bene, visto che precedentemente al mio incarico di sovrintendente del Rossini Opera Festival, io ero maestro e manager di diversi artisti importantissimi come Juan Diego Flores, Daniela Barcellona, Ildara Brazzacov, eccetera, eccetera, che ho scoperto io. Sono molto contento, logicamente la responsabilità di essere presidente di giuria mi è stata affidata per meriti miei personali, ma per via del Rossini Opera Festival, che è questo festival importantissimo, il primo al mondo per quello che riguarda Rossini, che ha dal 1980 esiste per far conoscere meglio Rossini. Il musicale è vivo ed è sempre più viva la città di Trapani. Noi andiamo verso una internazionalizzazione della città, delle sue proposte, delle sue peculiarità. E sicuramente la musica, la lirica sono dei segnali, dei messaggi che dal punto di vista anche della destinazione ci aiutano a riscoprire il valore della destinazione Trapani West Sicily. Dovremmo farlo e lo faremo anche su altri fronti.